Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, un breve video haul più che altro di abbigliamento. Stranamente mi sono ricordata anche della mia passione per l'abbigliamento in questi giorni. No, vabbè, ho fatto un girettino con mia mamma e ho preso alcune cosette che adesso vi mostro. Non fate caso al mio faccino così un po' disperato. Vabbè, sapete che quando sono a casa di riposo in realtà cerco di truccarmi il meno possibile, per cui giusto diciamo la base per essere presentabile, come vi dico spesso quando mi vedete un po' sconvolta, è giusto per essere presentabile, quindi immaginatevi come sarei senza trucco. No, vabbè, a parte gli scherzi, ho fatto una cosa veramente proprio veloce, quindi ho fatto la base e vi mostro velocemente i prodotti che ho utilizzato. Tra l'altro mi vedete anche con i capelli stranamente sciolti, perché insomma mi piacevano in realtà, ho fatto la treccia dopo averli lavati e sono così belli, belli mossi. Vediamo quanto riesco a tenerli, perché in realtà io non riesco a stare con i capelli sciolti, cioè mi danno proprio noia. Comunque vabbè, vediamo. Allora, dicevo, praticamente ho utilizzato pochissimi prodotti, tra cui praticamente 3 su 4 sono di MAC, diciamo il focus è quelli principali. E ho utilizzato il Prolonger Waterproof fondotinta compatto, quindi questo qui che sotto ha la spugnettina e qua c'è il prodotto. Quindi una cosa molto pratica e veloce, ce l'avevo nel cassetto da chissà quanto tempo, mi ero proprio scordata di averlo e nel fare un po' di repulisti è saltato fuori. Tra l'altro è una linea che non è neanche più in produzione e quindi sono un po' restia ad utilizzarlo, perché so che non lo posso più trovare. Io, come tutte le cose, quando so che sono l'ultimo pezzo che ho, poi mi dispiace, però insomma non posso neanche lasciarlo scadere, quindi sto cercando così di utilizzarlo. È comodo quando avete fretta, dovete applicare una cosa al volo o quando volete qualcosa anche da portare in giro, perché comunque avendo la spugnettina e lo specchio è molto comodo e pratico da portare in giro. A me piace perché comunque mi lascia la pelle bella opaca, ha una buona coprenza, per cui insomma non mi dispiace. Poi ho utilizzato un paint pot, in particolare questo si chiama Indian Wood ed è un ombretto in crema che si può utilizzare sia come appunto ombretto così in crema steso velocemente col dito, mascara e via, oppure anche come appunto base, primer per gli ombretti poi in polvere. In questo caso io l'ho utilizzato da solo in modo molto molto leggero, giusto per dare una base all'occhio, per far sì che il correttore non mi si vada a infilare nella piega dell'occhio dopo poco. E mi piace comunque anche il colore quando voglio qualcosa di leggero da tutti i giorni, niente di che. Come correttore ho usato l'Instant Anti-Age di Maybelline, che mi piace, sapete, molto, e che vi ho mostrato anche in un ultimo video nelle colorazioni nuove uscite. Questo invece è la tonalità nude, quindi uno di quelli vecchi che avevo ancora io in casa. E per finire, altro prodotto col quale ho fatto un pochettino le labbra e ho fatto anche un pochettino le guance per dare un po' di colore, è questo Casual Color Cream Color Base di MAC. Questo qui di una vecchia collezione, non ricordo sinceramente di quale, mi sembra della It Strike, potrebbe essere visto il colore. Mi piace sia sulle labbra, se voglio dare un tocco di colore appena, sia sulle guance. Infatti io cosa ho fatto? Ho preso una spugnetta, questa qui vedete ancora sporca, e l'ho proprio pucciata leggermente nel prodotto e poi sono andata a picchiettarla un pochettino sulle guance, giusto per dare un po' di colore, un po' di definizione. Questo qui, proprio giusto al volo, ecco. E, però insomma, come risultato non mi dispiace, a parte le occhiaie, ma sono un pochettino stanca, quindi anche il mio amato Instant Anti-Age copre un pochettino, ma i miracoli non li fa. E devo dire che sono veramente veramente a pezzi in questi giorni, ma vabbè. Poi torniamo alle cose positive, perché mi stavo già, capito, entrando in quel mood negativo che non va bene. Allora, vi faccio vedere quegli acquistini, che forse ci rinvigoriamo un attimino. Partiamo da due cosette che ho preso al volo dai cinesi. Sapete che nella mia zona c'è Angela,
Angela Fashion, non so se è un brand, nome, insomma, di negozio cinese che avete anche voi, ma in ogni caso sono quelle cosette che potete trovare un po' in tutti i cinesi. E ho preso due cose, partirei da quella che ha riscosso maggior successo, direi, da parte del mio amoroso, che mi ha detto quando mi ha visto, sembrano quei vestiti che metteva mia nonna, al che potete immaginare il mio sgomento. Allora, il vestito è questo, bello lungo, adesso cerco di mostrarvelo bene, fatto così, con praticamente la parte davanti morbida, con questo volante così, e lungo, lungo, lungo praticamente fino ai piedi. Cerco di farvi vedere, non so se riuscirò. Non ho mai fatto ancora video di abbigliamento qui e non so come sarà la visuale. No, ovviamente i piedi non riesco a farvelo vedere. Comunque è molto molto lungo e arriva fino ai piedi. Ed è fatto appunto così. A me la fantasia in realtà piace molto. Cerco di farvela vedere bene con tutti questi fiori molto tropicali, i colori, questa stampa. Boh, a me in realtà piace moltissimo. Quindi, quando poi Nicola mi ha detto sembra vestiti che metteva mia nonna, sono rimasta un po' così, ho detto ma vabbè, fa niente, ho poche soddisfazioni da questo punto di vista da parte sua, perché difficilmente gli piace quello che acquisto, però vabbè. Invece per quanto riguarda il secondo pezzo che vi mostro, qua ha apprezzato, meno male, perché come battuta gli ho detto adesso mi direi che questo lo metteva tua zia alle elementari, questo mi fa la mia nonna quando andava al lago, vabbè. Fashion, sua nonna, e invece questo no, gli è piaciuto ed è una tutina fatta così, anche qui cerco di farvi vedere, fatta così davanti, quindi un po' morbida, incrociata, io probabilmente metterò un punto per far sì che stia chiusa, e fatta a tutina, quindi a pantalone, così. Bella, questa mi piace, devo dire, mi sta anche abbastanza bene, perché ultimamente mi sento appunto un po' cessa, per cui tutto quello che mi metto mi sembra che mi faccia cagare, cioè che mi stia male, e quindi questa invece quando l'ho messa ho detto, a parte il fatto che vabbè mi manca qualcosina qua davanti perché era un po' scollata, quindi ci stava un bel décolleté che io non ho, per il resto come silhouette mi vestiva abbastanza bene, perché ne avevo provato un'altra invece, gialla, che mi piaceva, anche quella molto, aveva i bottoncini davanti, insomma era molto carina, fatta sempre così col pantalone a tre quarti, ma mi stava di merda, cioè proprio di merda, di merda, tutta storta, mi metteva in evidenza tutto il cicciume, no, proprio no. E quindi insomma vabbè, questa invece l'ho provata, mi è piaciuta e quindi l'ho presa. Pagata il vestitino 16,90, mentre la tutina 11, se non sbaglio, no 13, aspetta 13,90, non poco, però insomma quel giorno ho fatto solo questi due acquisti, per cui me li sono concessa, dai, però basta, perché poi voglio vedere quello che trovo in Thailandia, per cui non voglio acquistare altro per il momento. Poi invece da Jennifer ho comprato una cosa che sia perché secondo me era un bel affare, sia perché in previsione della vacanza, quindi praticamente ho preso questa giacca pagata, era tra l'altro l'ultima, pagata 19,99, scontata al 50%, quindi costava 39,99, io invece l'ho pagata 20, la metà, ed è questa bella giacca che ora vi metto indossata, fatta proprio tipo impermeabile, perché mi serviva un giveaway per la vacanza e allora ho deciso di acquistare questa, che cerco di mostrarvi, ecco, fatta così, mi piace tantissimo questa. Ecco qui, ha i due cosi che si tirano per legarsi volendo, le due taschine, la cerniera, i bottoni, il suo cappuccio, mi piace, ha la parte che si tira anche in fondo volendo, qui
si può tirare, ma non lo farò. Bello, mi piace. Non è ovviamente il solito kiwi, da kiwi che sembrano quei sacchi che ti metti addosso e non c'è più forme. Questo comunque era una cosa carina da utilizzare sia, diciamo, se fa un pochettino più freddino come proprio giacca, sia se piove, perché è appunto impermeabile, quindi mi ispirava proprio. E, schiacciato, occupa poco spazio, quindi non avrò problemi neanche a metterlo in valigia. Devo dire che secondo me ci sta, è stato un affare, perché comunque, ecco, ho pagato la metà, era l'ultima S, anzi proprio l'ultimo pezzo rimasto, e mi è andata di culo che appunto mi andasse bene. E niente, sono molto contenta, questo me lo porterò appunto dietro andare in vacanza. Vedete che però schiacciandolo bene, vedete, cioè non occupa tanto spazio alla fine, per cui comodo. Poi così poi me ne libero di queste cose, riesco a mettere via qualcosina. Allora, poi da Tiger, anche se non ho il sacchetto perché avevo preso soltanto questo, per cui niente sacchetto, ho preso questo quaderno perché mi piaceva tantissimo la fantasia, così con questi pappagalli su sfondo giallo, questo bel contrasto di colori complementari, insomma mi piaceva molto. Dentro è semplicissimo, fogli bianchi senza righe, senza quadretti, niente. Pagato un euro qualcosa, 2 euro. Voglio insomma portarlo dietro in vacanza per usarlo come, diciamo, diario di viaggio, quindi per annotarci le cose che vediamo, insomma tutte le cose che riguardano la vacanza. È una cosa che mi piace fare, poi in realtà durante la vacanza lo si fa poco, perché poi la sera si è stanchi, non si ha voglia, e insomma quest'anno ci riprovo, vediamo se riesco a tornare a casa con qualcosa di carino, se vabbè mi rimane come quaderno. Comunque io scrivo tanto, prendo appunti e tutto, quindi è sempre un quaderno, è sempre utile. E poi mi piaceva veramente tanto la fantasia. Poi, da Bershka, e poi abbiamo praticamente finito, appunto Bershka, ho preso due cosette, e ho preso un paio di pantaloncini, così a vita abbastanza alta, sì, diciamo alta, belli sgambati, quindi non di quelli che tagliano la gamba, che fanno cagare, che non mi piacciono, ma belli, belli, belli altini, ecco, di questa fantasia che mi mancava, perché li ho normali così, ma non a vita alta, e alla fine a me il verde militare mi piace molto come colore, quindi ci stava. Come si dice, costavano solo 12,99 euro, per cui insomma li ho presi. C'erano anche neri di altri colori, così infatti li avrei voluti prendere anche di altri colori, però per il momento ti aspettiamo, quando poi torno dalla vacanza vedo un attimino come sono messa, se ho risparmiato, che magari vedo se comprarne un altro paio. Per ora ho pensato che bastassero questi qua, eccoli qui, anche perché ripeto, mi sento talmente schifosa in questo momento con me stessa e col mio corpo, che non so neanche se metterò così tanto pantaloncini corti come facevo gli altri anni. Purtroppo intanto c'è la decadenza dentro di me al pensiero di questa cosa, io che amo i pantaloncini, andare in giro con le gambe all'aria, vabbè. E ultima cosa, due cose. Un crop top semplicissimo, grigio, molto simile a quello che ho usato tantissimo l'anno scorso, nero. Siccome appunto con le cose a vita alta mi piace anche avere il toppettino più cortino, ho pensato appunto di prendere anche questo qua, sempre che insomma la mia pancia non esplode, anche in questo caso sempre da non avere troppi disagi a mettermi cose corte che mettono in evidenza le mie schifezze, insomma. Quindi così, oggi un video molto positivo, devo dire che proprio una grinta, una carica, yeah! Vabbè, comunque questo ho pagato 5,99 euro, quindi siccome bene o male i prezzi cinesi sono sempre questi, già che ero lì e che l'ho visto, l'ho
l'ho preso che mi piaceva. E adesso davvero l'ultima cosa, magliettina, questa è troppo carina, non potevo lasciarla lì perché è veramente veramente simpatica, mi piaceva tantissimo questa qui con tutte queste stampe, frutti che mi fanno venire proprio in mente l'estate, molto 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 bella, molto carina, un po' stropicciatina lasciarla così dentro nel sacchetto, ma vabbè, così. A me piaceva, costava pochino, perché costava, vediamo, 5,99 euro. E c'era anche tra l'altro con le banane, ma siccome sapete già altre cose con le banane, non volevo esagerare perché sennò va tutto banane, sempre banane, banane, cambiamo un po' frutta, ecco, questo qua aveva tutti i frutti colorati, per cui, tanto c'è anche qua la banana. Eccola qui. E diciamo che mi piace molto, quindi pensavo che questa qua quasi quasi di portarmela in vacanza, un paio di pantaloncini jeans e via. Mi piace. Poi, basta, mi sembra che abbiamo finito per quanto riguarda l'abbigliamento, sì. Vi faccio solo vedere un ultimo sacchettino. Questo non è un mio acquisto, ma... siccome non so in quale video inserirlo, i video haul che faccio magari di prodotti per la cura della persona sono già belli carichi, ho detto vabbè lo mostro qua dai, poi al massimo se vedo che ci sta bene in qualche altro video ve lo rifaccio vedere, ma visto che siamo in ballo ve lo faccio vedere. Questo, ripeto, non è un mio acquisto ma è un omaggio che ho ritirato da Nashi Argan, che è un piccolo negozietto che c'è appunto vicino a dove lavoro, nello stesso centro commerciale. E c'è stato un periodo in cui due per due giorni, scaricando un coupon dal loro sito, si aveva diritto insomma a ritirare un omaggio presso il negozio, che ovviamente io sono andata assolutamente a ritirare, anche perché vi avevo fatto un video tra l'altro con i prodotti Nashi Argan che io avevo già provato, ma purtroppo è tra quelli che mi si sono cancellati, per cui non ho più a disposizione quei prodotti da potervi mostrare. Purtroppo, vabbè, siccome è comunque abbastanza caro, non sono prodotti che io acquisto sempre da poterveli quindi rimostrare un'altra volta, purtroppo, però ne ho, me ne sono rimasti ancora due che sto utilizzando in questo momento, un olio per capelli che adoro e che vi avevo appunto mostrato, di cui ho avuto due confezioni, entrambe mi sono state regalate dalla mia responsabile che ringrazio, avevo utilizzato la prima, l'ho finita e siccome avevo detto che l'avevo finito e che mi era piaciuto molto, per il compleanno me l'aveva regalato di nuovo, e insieme a uno scrub corpo fatto tipo a saponetta che appunto è in doccia e che sto utilizzando in questo momento. Non vi faccio un altro video apposito su Nashi Argan, perché insomma avrei poca roba da farvi vedere, perché appunto ho solo queste due cose, quindi quelli ve ne parlerò magari in qualche video di prodotti finiti, di preferiti o quant'altro, o anzi nel prossimo video che farò, forse appunto oggi, dove volevo farvi vedere un attimino la sistemazione del mio bagno, e quindi li vedrete poi lì dove sono posizionati. Comunque, tornando a questo omaggino, all'interno appunto del loro sacchettino Nashi Argan c'era questo sacchettino invece in tessuto con all'interno tre prodottini, tre mini size, ovviamente sono un regalo e ne hanno fatti, e veramente ne avevano lì a bizzeffe questi sacchetti che davano via come il pane, e ci credo, poverine. Credo che quel giorno, cioè come sono entrata in negozio mi hanno detto sei qua per l'omaggio? Ebbene sì ragazze, poverine anche loro, vabbè. E che cosa c'è all'interno? Allora, maschera dopo sole riparatrice, trattamento di bellezza per tutti i tipi di capello, e appunto è una maschera idratante, ristrutturante, intensiva con olio di argan, olio di lino certificati e filtri UV, quindi così. Questi sono come ml, dove sta scritto? Non sta scritto, 20 ml. 12 mesi, vabbè, dall'apertura, ma in due volte credo proprio che si utilizzerà, anzi in una credo, visto che è una maschera comunque. Questa non ho mai provata, quindi sono molto curiosa. Poi uno shampoo, tra l'altro questi comodi magari anche da portarsi in viaggio, visto che io posso portare solo mini size, è che anche lì ho un limite di tempo, non vorrei portarmi dietro troppa roba e vabbè. Comunque, trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli, questo invece è lo shampoo. Eccolo qui,
Questo sono di, no, 30 ml, sempre 12 mesi dall'apertura. Sono molto molto carini anche le confezioni, anche il packaging così è molto molto bello. E per finire uno spray, che è la cosa che forse mi ispira di più, Beach Defense Styling Spray, sempre con UV Factor. Allora, districante protettivo salva colore per una piega perfetta sotto il sole. No, vabbè, quello non mi interessa molto. Arricchito di una combinazione di preziosi elementi naturali di origine biologica, olio di argan, olio di lino certificati, derivati dalla seta e filtri UV. Vaporizzare su capelli asciutti o umidi prima e durante l'esposizione al sole o dopo lo shampoo. Quindi sì, è sempre uno spray protettivo, però insomma carino. Questi sono 40 ml sempre a 12 mesi, quindi molto 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 interessante. Anche questo è packaging molto carino. Eccolo qui, caduto. Direi che è stata comunque una cosa carina per l'estate da regalare, poi magari in anticipo, cioè quindi prima dell'estate, in modo che la gente abbia avuto modo insomma di provarli, a parte me, prima dell'estate, e quindi poi magari recarsi in negozio per acquistarli. All'interno c'è insomma, la descrizione di tre prodottini, insomma, col fogliettino illustrativo. Ta-ta-tac. Quindi Nash Argan Beach, Nash Argan Shampoo e Nash Argan Mask. Carini, 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 bellini. Carino anche insomma il sacchettino. Insomma, per un weekend fuori porta o così, per, insomma, per qualsiasi evenienza, sono comunque mini size molto comode sia per i viaggi sia insomma solo per poterli provare e farsi un'idea dei prodotti. Specifico che non sono prodotti bio, vegan, insomma 100% naturali, questo ve lo dico subito, però sono comunque ottimi come prestazioni, sono ottimi ottimi prodotti. E niente, per questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima, ciao ciao!